Dal Teatro Intrepidi Monelli di Cagliari, Stand Up Comedy Sardegna e Kamba Films presentano Punchline. Diamo il benvenuto sul palco a Massimiliano Pugli. Grazie, grazie a tutti. Non vedevo così tanta gente dentro una stanza dall'ultima volta che i miei genitori hanno fatto sesso, effettivamente. Era un'orgia, ok. Non c'è nessuno con la maschera di Pluto, quindi zio Paolo non c'è, immagino. Come mi diceva sempre mia madre, nella vita o fallirai o indosserai delle camicie da coglione. Sono una persona ambiziosa, quindi ho fatto entrambi, ok? Ieri sono tornato tardi, penso verso le 5, ho bevuto un casino e sono arrivato a una conclusione fantastica. Avete presente quando uscite e dite oggi non bevo? Cosa succede? Bevete come una merda, no? Vi ritrovate a bere whisky dei posaceneri, degli stracci del cazzo, ok? E ho pensato, perché non succede la stessa cosa quando dici oggi non scopo? Ti svegli, oh mio Dio, che puzza di figa! Ma quanto ho scopato ieri! Giuro, non scoperò mai più! Perché? Penso che nessuno abbia una risposta abbastanza valida. Qualcuno mi ha detto, dovresti essere meno aggressivo col pubblico, eh? Ho lasciato la pistola a casa oggi. Pensata 2 minuti fa, sono un cazzo di genio. Wow! News incredibile, avete sentito Salvini cosa ha detto da poco? Ha detto, chiedo consigli a Padre Pio tutti i giorni. E quanto cazzo è cattivo Padre Pio? Che persona spregevole! Cioè, mi immagino Salvini, no? Che parla con Padre Pio, che gli risponde da sopra una ruspa. Matteo, i porti chiusi sono fantastici. Vorrei poter dire lo stesso dei miei polsi. Che cazzo è? Quanto è cattivo Padre Pio? Sono stanco di questa situazione che c'è in questo paese, ovvero del maschilismo, sono stanco del patriarcato, mi sono veramente rotto il cazzo e quindi ho accettato il fatto che si possa cambiare totalmente, ok? Ad esempio che quello che prima facevano le donne, oggi magari lo possiamo fare noi uomini. La mia compagna lavorerà, io no. Rimarrò a casa a fare il casalingo, ok? Perché no? Farò finta di pulire in terra. Dopo guarderò che cazzo ne so, forum. Dopo pranzo invito un amico e spettegoliamo dei vicini. Poi lei torna da lavoro e io gli dico, cara, guarda, ho un po' di mal di testa, ti scoccia se te la lecco e basta. Poi lei si guarderà la partita e gli dirò, cara, chi c'è in finale? Stai zitto che di calcio non ne capisci un cazzo. Giocato da piccolo. Zitto! È pronta la bistecca. Arrivo un attimo. Può succedere, io sarei felice di questo. Vado a trovare mia mamma e lei mi dice, cos'è quell'occhio nero? Sono caduto dalle scale, ma... It's a fucking possible, no? Avete un problema qua a Cagliari, con la parola pezzo. Ok, dalle mie parti vai in una pizzeria e chiedi un pezzo di pizza. A Cagliari non puoi. Cioè, a Cagliari, scusi, vorrei un pezzo di pizza. Cosa? Un pezzo di pizza, cazzo. Non ti capisco. Un pezzo di pizza? Un trancio? Ok, un trancio. A Cagliari non usate la parola pezzo, quindi, ok? Tipo, là quel trancio di merda, oh! What the fuck? Perché avete un problema con la parola pezzo? Immagino i bambini a Cagliari che vanno nei negozi per giochi. Mi scusi, vorrei un puzzle da 1000 tranci. Quindi un bambino di Cagliari a Carbonia non può comprarlo. Non ti capisco. Com'è fatto un puzzle da tranci? Tranci, no? Là, mi guarda, ehi, è da un trancio che non lo vedo, questo mio amico. What the fuck? Che problemi avete, cazzo? Io vengo da Carbonia, sapete dov'è Carbonia? Chissà cos'è. Ma poi non vedo il pubblico, in realtà penso. È una tipica mia giornata, sto parlando da solo allo specchio. Solo che non mi sto masturbando, praticamente. Quindi eviterò di sburrare su. Sì, io sono quello romantico della stand-up comedy. Nel senso che.
Non posso dirlo, sennò mi arresterebbero. Ho un problema, mi dimentico sempre la scaletta perché l'unica cosa che mi ha lasciato in eredità mia nonna è la demenza senile. Alla mia nuova ragazza ho scritto addosso le indicazioni, tipo lei ci ha scritto qua il cazzo dentro la figa, per dietro chiedimelo, dentro mamma non vale. Preparo sempre delle cose, ok? È fantastico tutto questo. Vi chiederei un applauso perché sono diventato zio per la terza volta. Mio padre ha nuovamente stuprato mia sorella. Mio Dio, Massi, stai violando la nostra moralità cattolica. Chi se ne fotte? Sto scherzando, mia sorella è morta. Perciò mio padre si è scopato un cadavere. E i cadaveri non fanno figli, per adesso. Non sottovalutiamo i cinesi, sono sempre lì. Che ne sappiamo? Mio Dio, mio figlio Ping Pong ha fatto un bambino, ma era molto. Come fai a sapere che è proprio Ping Pong? Eh? Cioè, sono tutti uguali i tuoi figli. Questo è un altro pezzo. Lo fai un'altra serata. Ok, ok, cinese, stai tranquillo. Come va? Coi necrofili, non lo so. Come, cosa succede? Cosa fanno? Non lo so, escono all'obitorio a bersi un caffè? Ehi, come va? Ciao. Oh, guarda, secondo me piace un casino a quella lì. Dici, a quella è bellissima quella. Ci provo, quindi va, si avvicina, lettino, si siede. Ciao. Come stai? Come stavi? Beh, sì. Di dove eri? Bella Pavia. Oh, sì. Anche il blu cadavere è il mio colore preferito. Senti, non vorrei sembrarti maleducato, però preferirei scoparti adesso, che magari domani ti seppelliscono. Ho una pala, però. Va così, secondo voi? Non lo so. C'è qualche necrofilo che può... I soliti. Come se poi adesso uno si alza... Sono io il necrofilo, è chiaro che no. Però c'è chiaramente un necrofilo tra di voi. Statisticamente qualcuno di voi ha infilato il cazzo dentro un morto, o viceversa ha strisciato la figa contro il pene di maschio morto. Che bello. Immaginatevi che io non ho un cuore, io ho qualcosa di nero che pulsa, ok? E adesso voi lo state alimentando. Una persona spregevole. Mi immagino anche quelli che staranno pensando, gli auguro il peggio. Unisciti alla fila, cioè, e non rompere i coglioni. Ma ho anche una domanda su queste cose, nel senso, c'è un'etica anche per i necrofili, per forza, cioè c'è un'etica in tutto, no? Quindi mi domando, ad esempio, ci sarà il necrofilo depravato, quello che non fa petting, no? Neanche bacia, va dritto all'anal, quello non so, cioè, per dire, il necrofilo pedofilo, il necrofilo si dissocia, no? Guarda, tu mi fai schifo, sei una persona riprovevole, sei una merda, io un bambino morto non me lo scoperei mai. La madre, sì, bambino morto, no, giusto, c'è un codice, tutto codice il mondo. Vi sto cercando solamente di far capire dove si arriva senza la moralità, ok? Vi sto spiegando il nazismo, è una metafora, vi servirà nella vita questa cosa. Ma ti ricordi quel tizio che parlava adesso ai baffi in Germania? Simpaticone. Sei ebreo per caso? Che poi tra l'altro anche sta cazzata che io ho fatto un sacco di battute sugli ebrei e molti pensano che io sia un antisemita. Ma assolutamente no, io faccio finta di non esserlo. E poi non ho niente contro gli ebrei. Non ho niente contro gli ebrei. Ho qualcosa per il mal di testa, qualcosa per il mal di pancia, ma non ho niente contro gli ebrei. A parte questo, sono arrivato a questa conclusione. Credo... Questa è una risata di una persona spregevole. Sono sicuro che tu hai dentro il cofano della tua macchina dei bambini legati con delle mele in bocca. E userei come lubrificante di quell'olio. Sì, continua a confermarmi. Fermatelo appena esce e ritroveremo quei 40 bambini scomparsi gli ultimi.
Che poi mi immagino mio padre quando sentirà queste cose: ma tu ti sei permesso di andare in giro che mi scopo i morti? Non sei mai stato un bugiardo comunque. Va bene così. Grazie papà. Sono arrivato a questa conclusione. Ok, ad esempio c'è una coppia qua, voi due, no, ma te figurati se scopi qua, stai guardando il tavolino. Aspetta, ma hai gli occhi così? Non capisco. Hai gli occhiali perché ti fanno rimbalzare le storie? Vabbè, lui non mi risponde. C'è una coppia qua dentro? Beh, figurati se c'è una coppia. Tutti single? Ok, allora mettila così. Se tu fossi con lei... Vabbè, raga, devo parlare con Fudio per forza. Vabbè, se tu fossi con lei, ok. Ma voi siete una coppia? Oh, ma è una serata di sordomuti questa, cioè... Perché capisco tutto in 2 secondi. Allora, metti che voi vi conoscete, ok, siete insieme, ok. Tu, ok, stai insieme a lei. Da un mese, metti che lei è una casta puritana rompicoglioni e ti dice domani scoppiamo, muore. Tu, adesso dico, per amore, te la scoperesti? No. Ma se non muore, no, aspetta. Perché se intervieni e non fai ridere è un casino. È come se vai durante un'orgia, sei moscio e ti metti a poggiare il cazzo sulle tipe. Ehi, ragazzi, siamo un team. E tutti, fuori, fuori, devi essere... Comunque, a parte questo, io invece sono talmente innamorato della mia ragazza che le ho detto, io ti scoperei anche da morta. Lei è scoppiata a piangere, si è commossa e mi ha detto, io non ti lascerò mai più avvicinarti a casa mia, schizzato figlio di puttana. Grazie a tutti. Thank you.